Ragazzi, benvenuti nel canale. In questo video vi faccio vedere una nuova modalità che non conoscevo, ma vediamo cosa è possibile fare andando a chiudere sotto i sensori. E vediamo che modalità di volo è possibile in qualche modo abilitare con il nostro Mavic Mini. Realizzato tramite la stampante 3D questo tappino che va a chiudere i sensori sottostanti al drone. Vi sconsiglio caldamente di provare a farlo a casa. Prima però, se non siete iscritti, vi chiedo un supporto, aiutatemi a crescere iscrivendovi al canale qua sotto, attivando la campanellina e lasciandomi un like e un commento qua sotto. Bene, visto che molto spesso mi vengono in mente idee malsane su come tentare di distruggere il mio Mavic Mini, oggi ho voluto fare questo esperimento e insieme andiamo a provare questa nuova modalità di volo. Concedetemi il termine nuova modalità di volo, non c'è niente di nuovo in realtà, però di fatto andando a tappare i sensori sottostanti al Mavic Mini, vedete? Ho inserito questi tappini che ho stampato la stampante 3D. Se volete i file vi lascerò qui sotto in descrizione il link al canale Telegram dove potete scaricare l'STL per installarli sul vostro drone. Si adattano perfettamente poiché sono di un materiale semirigido, quindi andando a premere questo rimane completamente aderente, il che è una buona cosa perché non permette il passaggio della luce. Il problema di questo sensore, andando a fare un'operazione di questo tipo, è che possa in qualche modo fare un effetto vedo non vedo, il che andrebbe a influire negativamente sulla flight controller del mio Mavic Mini. In questo modo invece devo dire che andando a tampare completamente il sensore, lui è come se si ritrovasse in un ambiente dove non ha nessuna risposta da parte di questi sensori. E quindi si abilita una modalità che mi consente di tenere il drone all'altezza che voglio io. Vi sconsiglio caldamente di effettuare questa operazione. Qui siamo professionisti e sinceramente questo Mavic Mini ormai ha rischiato tante volte la vita e ormai se l'è cavata in talmente tante situazioni che posso provare anche a azzardare questo nuovo esperimento. Quando lo facciamo decollare normalmente lui si alza una quarantina di centimetri e rimane qui in hovering, poiché il sensore gli dice che questa è la distanza corretta e di non avvicinarsi più di tanto al suolo. Senza questo sensore lui è libero di stare alla quota che gli dico io, e di fatto questo mi consente di fare degli effetti particolari. Allora, come vedete sono qui nella loggia di casa mia e lo farò volare raso terra, proprio che andrà a fare un volo radente per poi allontanarsi e andare ad alzarsi. Questo è un test che faccio qui in casa, ma questo effetto lo posso andare a ricreare sopra a un prato fiorito, sopra a un graffito in terra. Mi consente di fare degli effetti video veramente notevoli. Adesso facciamo questo test qui nella loggia di casa.
Bene, ragazzi, avete visto questa prova? Fatemi sapere se avete ritenuto interessante questo esperimento. Diciamo, era solo per vedere di cosa è capace questo piccolo drone. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciatemi un commento, ditemi cosa ne pensate e vi ringrazio come al solito dell'attenzione. Vi saluto, alla prossima, ciao!